Salve a tutti amanti di anime e manga e ben ritrovati. Come potete chiaramente notare, anche io mi sono deciso a registrare video come fanno quasi tutti ormai su YouTube, ovvero mettendoci la faccia, anche se non è poi tutto questo bel vedere. Dato che sono le prime volte, vi chiedo innanzitutto di essere clementi, poi vorrei sapere la vostra opinione. Ditemi se preferite dei video fatti in questo modo, oppure se preferivate il vecchio metodo, quello classico, senza video. In questo video vorrei parlarvi della mia personale classifica delle 5 cose che più apprezzo del mondo degli anime. Anche se si tratta di una classifica, vorrei specificare che l'ordine che ho dato alle cose non è così rigido e che molte cose sono tutte praticamente a pari livello. Insomma, sono tutte cose che più o meno mi piacciono allo stesso modo. In quinta posizione ci sono le opening e le ending, in particolar modo le opening. Quando inizio un nuovo anime sono sempre molto curioso di vedere la opening, questo perché molto spesso sono piene di sequenze molto belle e curate. Forse non lo sapete, o forse siete una di quelle persone orribili che saltano la opening, ma gli studi di animazione danno molta importanza alla opening, tanto che molte volte le animano una risoluzione maggiore rispetto poi all'episodio in sé. Questo perché, almeno secondo me, la opening serve a identificare quell'anime lì. Sentendo la canzone della opening, ad esempio, mi posso ricordare di quell'anime e delle emozioni che mi ha fatto provare. Ed è per questo che oltre ad avere una playlist con molte canzoni di opening, colleziono anche le versioni creditless delle mie opening preferite e ogni tanto le vado a rivedere. In questa sezione delle opening dentro ci infilo anche le colonne sonore e le insert song. Ancora adesso mi viene il magone quando ascolto le insert song di questo. In quarta posizione ci sono le cose malate e la cattiveria. Quando il comportamento di un personaggio, un colpo di scena o un avvenimento è così malato da riuscire a turbarti. Per fare un esempio, l'episodio 15 di ReZero. Oppure un altro esempio potrebbe essere la serie di Higurashi no Naku Koro ni. Oppure l'incipit di Mirai Nikki. Ma per cose malate non mi riferisco soltanto a splatterosità fantasiose o storie terribili di personaggi. Intendo anche alcuni incipit di anime sconosciuti, come ad esempio Lotte no Omocha, dove c'è una succube loli che per sopravvivere è costretta a bere lo... degli uomini. Cioè, cosa? Una serie con un incipit del genere, come faccio a non guardarla? Non posso, devo per forza guardarla. In terza posizione abbiamo le citazioni agli altri anime. Una delle primissime volte in cui mi sono reso conto di essere un cacciatore di citazioni è stato mentre che guardavo Oreimo durante il primo episodio, quando Kirino tira fuori la pila di videogiochi che ha e dove c'era un chiaro riferimento a School Days e ad altre visual novel. Per non parlare poi delle action figure di Sao che si vedono nella seconda stagione, ma quelli sono già riferimenti più chiari e mirati. Infatti molti studi di animazione si divertono a citare se stessi, come appunto ad esempio Sao in Oreimo. Ma ci sono anche altri studi che lo fanno, come ad esempio la Shaft, che si diverte a infilare Kyubey ovunque. Ci sono persino degli episodi speciali di Nisekoi, dove l'intera trama di Madoka Magica viene completamente presa per il culo e viene rifatto con protagonista Onodera. Poi vabbè, la Shaft fa un po' quello che vuole, in Bakemonogatari c'era persino la citazione ad un meme. Trovare queste cose mi dà soddisfazione perché mi fa pensare, ah, ti ho beccato, conosco anch'io questa cosa. Oppure, ah, ho visto anche quest'altra tua serie, se si tratta di una serie dello stesso studio di animazione. In seconda posizione abbiamo le situazioni demenziali. Il genere demenziale è quello che apprezzo di più dopo il genere sentimentale. Gli anime demenziali come Nichijou oppure Danshi Kokusei no Nichijou. Ora che ci penso, in tutti questi anime stupidi c'è sempre la parola Nichijou. Forse perché Nichijou vuol dire quotidianità. E infatti questi anime praticamente sono quotidianità con idiozie, con follia. Infatti quasi sempre rientrano nel genere slice of life demenziale. Poi ovviamente ci sono anche delle eccezioni, tipo Gintama. Questo genere di anime, così come gli slice of life,
hanno la capacità di farmi dimenticare i miei problemi e di farmi passare quei 20 minuti di serenità dove mi rilasso e mi diverto. Senza contare che gli episodi degli anime demenziali sono un po' come le patatine, uno tira l'altro, a volte ti ritrovi ad averne visti 7-8 senza neanche accorgertene e soprattutto senza sentirne il peso, che è una cosa che riescono a fare anche gli anime con una trama molto avvincente, però per un motivo diverso. Lì vuoi sapere che cosa succederà, qui invece è più un guardarlo tranquillamente e non ti pesa il fatto che ne hai guardati per tanto tempo di fila. Ultimo, ma non meno importante, quindi il primo della classifica, è, ovviamente, se mi conoscete lo sapete, il Moe. Molte persone odiano il Moe, odiano questo stile di disegno, io invece lo adoro. Lo adoro perché... non lo so perché in realtà, è semplicemente un gusto estetico, non è una cosa che una persona può scegliere. Adoro i personaggi pucciosi in generale, come ad esempio quelli dello stile Kyoani. Lo adoro lo stile della Kyoani. Tra l'altro nell'ultimo anime che hanno fatto hanno cambiato stile e non hanno usato il loro stile classico, ma è comunque strapuccioso e Moe al massimo, infatti l'ho adorato. Sto parlando di Kobayashi Sanchi No Maid Dragon. Ma per Moe non intendo proprio soltanto i personaggi Moe, ma lo stile Moe, quello che ha cominciato ad essere stato utilizzato da quando è cominciata quella che viene chiamata appunto l'era del Moe. Quasi tutti i personaggi degli anime moderni utilizzano questo stile. In pratica è lo stile degli anime moderni a basarsi sul Moe. Per dire, nessuno direbbe che Chitoge Kirisaki è un personaggio Moe, però in realtà è fatta in stile Moe. Ciò che mi spinge a guardare così tanti anime rispetto invece ad esempio a serie TV, che comunque sono molto interessanti e mi piacciono anche quelle, è proprio il tipo di disegno. Infatti faccio fatica a recuperare alcuni anime vecchi proprio perché non mi piace molto lo stile di disegno pre-Moe era. Purtroppo è un mio limite, non ci posso fare molto. Bene, anche questo video è giunto al termine. Spero sia stato di vostro gradimento. Fatemi sapere se il nuovo format, che poi se si può chiamare format, vi piace o se preferite il vecchio stile. Come sempre vi invito a visitare Shiritori Figures, magari trovate qualcosa tipo questo che ho qua dietro. E noi ci rivediamo ad un prossimo video o prossima recensione o quello che è. Ciao!